Ragazzi, non ci crederete, ma questo amplificatore ha tutte le carte per diventare il mio ampli preferito, non solo per casa. Ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e nel video di oggi voglio parlarvi del nuovissimo amplificatore della Blackstar, l'ID Core versione 4. Ho avuto l'onore e il piacere di riceverlo in esclusiva in anteprima italiana e dopo averlo provato da quasi una settimana posso dire tranquillamente pregi e difetti di questo mini ampli. Sì, perché l'ID Core versione 4 è un'alternativa semplice e versatile alla miriade di amplificatori digitali che sono presenti sul mercato e che spesso a mio avviso peccano un po' a livello di suono. Ma prima di provarlo e dirvi le mie oneste opinioni, vi ricordo che trovate sempre il link in descrizione. L'amplificatore arriva ben imballato e nella scatola troviamo il cavo di alimentazione, l'alimentatore, il breve manuale di istruzioni e l'amplificatore. In più mi hanno inviato due interessantissimi accessori opzionali che daranno una marcia in più a questo ampli, ma ve ne parlerò tra poco. Le caratteristiche fanno subito capire che parliamo di un amplificatore molto versatile. Innanzitutto è presente in tre versioni stereo: da 10 W con due altoparlanti da 5 W di potenza, da 20 W con due altoparlanti da 10 W di potenza e da 40 W con due altoparlanti... Indovinate da quanto? Scrivetelo nei commenti che comunque non leggerò. Questo modello è il 40 W di potenza, è il più grande dei tre, è largo 43 cm, alto 33 e profondo 18 ed è commutabile ad un watt per suonare comodamente in casa. Come dicevo, è la quarta versione della serie ID Core aggiornata con delle specifiche più attuali. Il suono super wide stereo, come lo definiscono gli ingegneri della Blackstar, è uno dei punti di forza, ma è la grande versatilità dei suoni che rendono questo ampli davvero incredibile. Possiamo passare ad esempio da un timbro pulito e caldo per suoni jazz blues oppure a dei suoni rock e hard rock con un alto guadagno. Inoltre presenta una porta USB-C integrata per collegarsi al computer e che ti consente di registrare facilmente senza dover utilizzare una scheda audio esterna. Con il software poi gratuito Architect possiamo accedere al simulatore di cabinet CabRig Lite, che è utilissimo per modificare più approfonditamente i suoni e gestire i suoi preset. E novità, possiamo anche trasmettere il suono in diretta streaming sul proprio smartphone Android o iPhone semplicemente utilizzando un comune cavo mini jack TRRS. Ma vediamo i controlli che troviamo sulla parte superiore. Prima di tutto voglio farvi notare il pulsante per abbassare la potenza da 40 ad 1 watt, che è fondamentale sia per studiare a casa che per suonare dal vivo. Pesando poi solo 6 kg è perfetto anche per suonarci in giro e questo è proprio il motivo per cui ho scelto la versione più potente. Tra l'altro poi questa manopola dietro che è comodissima. Con il potenziometro Voice possiamo selezionare la simulazione di una serie di preamplificatori che proprio emulano i 6 timbri più utilizzati in ambito chitarristico. Clean Worm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, Overdrive 1, Overdrive 2. I controlli sono i classici che possiamo trovare in un amplificatore di questo livello: il volume del canale,
il controllo di gain e il controllo di tono ISF brevettato, che permette di passare da un suono tipico di un amplificatore americano a quello tipico di un ampli inglese, con tutte le sfumature intermedie. Dire che non ho sentito assolutamente il bisogno di un classico equalizzatore, diciamo con alti, medi e bassi, anche perché poi sono abituato da tempo al mio Fido Blackstar Valvolare, che ho recensito qui, che presenta proprio lo stesso controllo ISF. Sulla parte destra in alto troviamo i tre switch per il controllo dei tre effetti disponibili: riverbero, delay e modulazione. Tenendo premuto poi il pulsante del reverbero, azioniamo l'accordatore incluso. Con il potenziometro Type cambiamo la tipologia di effetto. Ad esempio, il reverbero include room, hall, spring e plate. Il delay invece include linear, analog, tape, potenziometro level controlliamo il livello di ciascun effetto, mentre con il pulsante tap interveniamo sul tempo dell'effetto. Infine, l'effetto di modulazione include phaser, chorus e flanger, envelope e tremolo. Infine abbiamo il pulsante manual, che permette di passare dal semplice controllo manuale dell'amplificatore al richiamo dei preset memorizzati. Non manca poi l'uscita cuffie e l'ingresso uscita per lo streaming o per l'ingresso linea se vogliamo suonare assieme ad una base musicale. Ed ora vi voglio parlare dei due accessori che aumenteranno la versatilità di questo amplificatore. Ma prima, se il video vi stia piacendo, cliccate mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi svelerò perché. Non dovete iscrivervi al canale! Il primo accessorio opzionale è il Foot Switch FS11, che grazie ai due switch molto resistenti permette di controllare sia il canale dell'amplificatore che attivare o disattivare l'effetto e scorrere tra le patch. È molto comodo soprattutto per un utilizzo dal vivo. Il secondo accessorio è il power bank PB1, che fornisce alimentazione all'amplificatore e ci permette di suonare senza collegarci ad una presa di corrente. Oltre a questo ampli è compatibile anche con la serie ID Core Beam, Acoustic Core e Fly Charge. La casa dichiara di fornire fino a 16 ore di alimentazione in base al dispositivo che andiamo ad alimentare. Io ancora non ho provato a scaricarlo del tutto, realisticamente però penso che con un ampli da 40 watt tirato a un bel volume forse ci fate 4-5, massimo 6 ore, comunque sufficienti per esibirsi dal vivo. Inoltre fornisce due prese USB per ricaricare smartphone, tablet, altri accessori, e ha una comoda luce LED, mamma, che su un palco fa sempre comodo. E inoltre include una striscia adesiva di velcro per fissarlo al proprio ampli. Bella mossa, Blackstar! Vi lascio come sempre il link in descrizione. Ma analizziamo i pro e i contro di questo ID Core 40 V4 Pro.
Innanzitutto la versatilità è un ampli che potete usare sia dal vivo che in casa. La versione infatti da 40 watt si difende molto bene anche in situazioni live con una sezione ritmica e abbassando la potenza a 1 watt potete suonarci tranquillamente anche in casa senza disturbare i vicini. Peso! È leggerissimo ragazzi, è facilissimo da portare in giro, pesa 6 kg, niente, e non essendoci poi le valvole ad esempio, non c'è nulla di particolarmente delicato che potrebbe rompersi. Suono mi ha colpito molto, veramente caldo, versatile, soprattutto il suono crunch e il distorto mi è piaciuto tanto, risulta molto graffiante ed è adattabile alle proprie esigenze grazie al controllo ISF. Ma vediamo i contro. Loop effetti. Anche se alcuni potrebbero sentirne la mancanza, alla fine dipende sempre da cosa cercate in un amplificatore. Questa serie nasce proprio come unico dispositivo per esercitarsi in casa, fornendo quindi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere soddisfatti. E infine Bluetooth. Un'interfaccia Bluetooth avrebbe facilitato il collegamento di una base, ad esempio, senza dover per forza utilizzare il cavo. Quindi per chi ha indicato questo ID Core versione 4, a mio avviso è l'ampli definitivo da usare sia per studiare in casa, sia per suonare dal vivo se dovete fare delle prove, delle piccole esibizioni live. In questo caso vi consiglio però la versione da 40 watt come questa, che ha potenza da vendere. Inoltre con 6 preset e 3 effetti indipendenti lo rendono versatilissimo ed adatto a moltissimi generi. Il costo del 40 watt di questo modello è di 277 euro, il 20 watt 247 euro e il 10 watt 217 euro. Io lo terrò, lo userò qui in studio, comodo per farci anche delle prove e perché no, anche per registrarci. Vi lascio come al solito il link in descrizione e se vi ho incuriosito, mi raccomando, guardate questo video qui sopra, ne vale sicuramente la pena. Ciao ragazzi e buona musica!